Adesso ho tre prodotti per... Anzi no, prima c'è questa palette, che parlando sempre delle edizioni limitate, era questa limited edition di Natale, mi pare dell'anno scorso, di gennaio, non mi ricordo. Questa Molto mi molto ricordo la carina di pagai cuore. 13 euro e l'ho comprata con la di Rienzo, il coin, perché non la trovavo da nessuna parte. Ed è molto molto carina, però... Le cose che ci sono dentro fanno schifo, non l'ho mai usata. Allora, però guardate quanto è carina qui dentro. Si apre e ci sono tutti gli animaletti, eh. C'è lo specchio che è tipo di quelli dei bambini di carta che non si vede nulla. E poi qui sotto ci sono delle cose. Allora, ci sono tutti questi ombretti che sono uno più farinoso dell'altro. Fanno veramente schifino. E ci sono gli eyeliner... sì, in crema, che devo dire che sono le uniche cose che ho usato. Vedete, questo qui azzurro l'ho un po' usato, questo blu scuro, azzurro sporco, non so che colore è, però l'ho utilizzacchiato perché non è male, diciamo. Però gli ombretti fanno veramente pena. E poi c'erano due pennellini che questo qui non l'ho usato moltissimo, però non è male, è tutto pieno di... Guardate quanto è farinoso l'ombretto, vedete come esce? Cioè, super farinosissimo. E c'era un altro pennellino d'eyeliner che ce l'ha tre pennelli perché non era malaccio, insomma. Quindi quello lo uso. Però, ecco, 13 euro per una palette del genere non l'avrei mai spesi. Non l'avrei mai dovuti spendere, ma l'ho spesi. Mannaggia a me. Poi c'ho tre cose per il viso. Un fondotinta, che è questo qui, che mi sa che molti di voi amano, quindi mi dispiace bocciarlo, però a me sinceramente non mi è piaciuto per niente, che è questo qui, Soft Touch Mousse. Ed è questo qui in mousse. Intanto ho preso il numero 02 Matte Beige, che per me è troppo scuro, però quell'altro mi pare che non c'era. La consistenza non è male, perché è proprio una mousse, è molto bella la consistenza. Solo che mi rende la pelle molto lucida e mi sento i pori tutti ostruiti, non è per niente buono. E poi ovviamente vedete quanto... No, non si vede sulla mano, però è abbastanza scuro per la mia pelle. E comunque non mi piace, la pelle ce l'ho tutta lucida quando me lo metto e mi sento proprio una maschera, non mi piace per niente. Infatti l'ho usato una volta, vedete, e basta. Solo per provarlo. E poi ho questi due blush. Questo è il Multicolor Blush, che molti di voi mi sa che amano perché è molto famoso, però a me non mi scrive. Cioè, a me piacciono i blush molto scriventi e quindi non mi piace per niente. Cioè, questo non... Dove sta il blush? Dove sta il rosa? Cioè, non c'è. Vedete? È questo qui, cioè non c'è niente. E figuratevi quando lo metto sulla faccia, non si vede proprio nulla. Quindi mi dispiace, ma questo non mi piace. Un altro blush che non mi è piaciuto è questo qui, Soufflé Touch Blush. È abbastanza nuovo questo, è di questi qui in mousse. Quando sono usciti ero molto felice perché un blush in mousse è una cosa un po' innovativa. Però questo qui che c'ha? È fatto così, vedete? È molto carino da toccare. Però questo scrive pochissimo. E ho provato a fare più passate. Però se fate più passate si spella tipo il blush. Non so perché, ma incomincio a fare un sacco di tipo pellicine. È bruttissimo. Vedete quanto è chiaro? Cioè non si vede niente. Cioè, non si vede proprio nulla. Non si vede. Non si vede. E ho preso il colore più scuro che c'era, quindi non si vede. Non mi è piaciuto, mi dispiace Essence, non mi è piaciuto. E le ultime cose che restano sono quelle per le unghie, sono poche cose per fortuna, perché gli smaltini, quelli Colors and Go, quelli mi sono sempre piaciuti, ce n'ho un miliardo e mi sono sempre trovata molto bene. Però,
Per quanto riguarda le edizioni limitate, questo smaltino della linea Fruity mi ha veramente delusa, è orribile perché è talmente trasparente che non si vede nulla. E se provate a fare più passate, non si asciuga mai e appena toccate qualcosa vi si fanno le righe sopra, è veramente bruttissimo. È un peccato perché il colore è veramente molto 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 carino, guardate che bel arancione, questo l'ho preso l'estate scorsa e andava molto di moda questo colore e quindi lo cercavo. Quando ho visto questo ho detto wow, costa 2-3 euro, lo prendo. E invece era super trasparente e veramente brutto. Non mi piace per niente. Cioè, vedete quanto è trasparente? Si vede anche da qui. Poi alla fine ne ho preso uno della Mavola di questo colore. E poi un'altra cosa che vi sconsiglio sono questi cosini qua, che forse l'unica cretina che se l'ha comprati sono io, però questi qui, vedete tutti i disegnini che ci sono sopra? Praticamente voi scegliete un disegno, ci mettete lo smalto, poi con questa palettina togliete lo smalto in eccesso in questo modo, poi con questo stampino prendete lo smalto e lo passate sull'unghia. Non viene ovviamente, il disegno viene una schifezza e non mi è piaciuto. L'ultima cosa è questo smalto magnetico della Essence. E lo smalto in sé è carino, ha anche un bel colore, anche se è un po' perlato, metallizzato, insomma, non vado matta per questi colori, però è tipo rosino, quindi mi è piaciuto. Il fatto è che non è magnetico, perché poi io ho comprato a parte questo coso che si mette nel dito per fare il magnete, diciamo, e non magnetizza niente, non funziona. L'ho provato, riprovato, riprovato, riprovato e non funziona. Tra l'altro questo qui mi pare che costava quasi 3 euro più questo che mette 2, quindi 5 euro per questa schifezza. Mi vado a comprare quello della Pupa a questo punto, o quello della Deborah, non mi ricordo. Vedete, questo si mette così, qui c'ha la calamita e lo tenete così sull'unghia e dovrebbe fare le regine, però non le fa, non funziona e quindi ho buttato 5 euro. E quindi niente, questi qui erano tutti i miei prodotti bocciati della Essence, ovviamente quelli che ho io. E fatemi sapere se magari volete che provo per voi qualche prodotto della Essence o qualche altro prodotto, perché ho pensato di fare un nuovo tipo di video che mi piacerebbe molto fare. Se voi avete qualche prodotto che vorreste provare e non siete sicure perché magari costa un po', cioè non mi chiedete di provare una cosa di 20 euro perché non la proverò se non mi piace, però magari qualche cosa della Pupa, non lo so, della Kiko, qualcosa che è comprabile, insomma, che non costi troppo. E magari perché voi non lo potete provare perché nella vostra città non c'è, magari la volete ordinare online, non lo so. Se volete le mie impressioni e la mia review su qualche prodotto prima di comprarlo, appunto, fatemelo sapere perché ho pensato di fare questo tipo di video. Cioè voi mi dite tutte le cose, io scelgo una cosa e la vado a comprare, la provo, vi faccio vedere come funziona, vi dico cosa ne penso, eccetera, eccetera. Quindi un pochino le first impression delle ragazze americane, che adesso vanno molto di moda questi video, ho notato. Ultimamente molte ragazze in America le stanno facendo questi video di first impression. Quindi, ecco, non so se vi possa interessare, fatemelo sapere e proverò per voi qualche prodottino e poi vi farò il video sulle mie prime impressioni, appunto. E quindi niente, spero che questo video sia stato utile. Non comprate questi prodotti perché non sono buoni, o almeno per me non sono stati buoni. E ci vediamo prestissimo. Fatemi sapere se volete anche magari uno della Kiko di questo tipo di video, perché anche della Kiko ho un pochino di cose, magari non tante cose da fare, un video sui prodotti no e un video sui prodotti sì, però vi posso far vedere quello che ho e vi dico se è buono o no. E fatemi anche sapere se volete un video delle cose della Essence, di prodotti sì, perché ne ho molti. Perché dai, la Essence è buona, gli piace a tutte quante, quindi.
non boccio tutto quanto, boccio solo queste cose. E quindi niente, vabbè, chiudo perché sto parlando troppo, sennò non vedrete mai tutto quanto il video. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo prestissimo, ciao ragazze!